Nelle giornate dell'8, 9 e 10 marzo si è svolta l'edizione 2023 di Didacta Firenze, la fiera più grande d'Italia dedicata al mondo della scuola e del personale scolastico. A intervenire a uno degli incontri in programma, dal titolo «Esiste il prof perfetto?», sono stati docenti di scuola superiore e creator Vincenzo Schettini, ideatore del progetto «La fisica che ci piace», Elia Bombardelli e il suo canale YouTube sulla matematica e Matteo Saudino, padre del canale Barba Sofia. In questo incontro, partendo dalla loro esperienza di docenti di scuola superiore e creator, hanno fatto il punto della situazione sugli stili e sulle metodologie che danno i migliori risultati, consentendo nel contempo di restare al passo con i tempi, soprattutto con l'utilizzo dei social e delle varie piattaforme online, e di svolgere serenamente il proprio lavoro creando un legame con gli studenti. I docenti hanno poi passato la parola ai loro colleghi del pubblico, incentrando l'incontro su uno scambio di idee, punti di vista e dubbi. La tecnica della scuola ha chiesto ai professori qualche consiglio pratico per una didattica più innovativa. Ecco qualche suggerimento per i nostri lettori. Ma il consiglio che mi sento di dare in questo periodo anche di fondi che arriveranno alle scuole grazie al PNRR, il consiglio che mi sento di dare è: lavoriamo su noi stessi, cari colleghi, e sul recuperare la passione che probabilmente ci ha anche spinto a scegliere questa professione, che però magari negli anni un po' è scemata, perché non sarà sicuramente la tecnologia a salvare la scuola, ma saranno sempre gli insegnanti con le loro passioni che dovranno poi accendere a loro volta l'apprendimento negli studenti. Allora, il mio consiglio è quello di fare un uso intelligente e strategico del digitale, non di utilizzarlo per cercare di sostituire quello che si fa normalmente in aula, ma per integrarlo in maniera intelligente. Prima spiegavo ai docenti presenti quello che faccio io. Il digitale è veramente uno strumento che amplia le potenzialità e che, se usato bene, può dare dei risultati veramente interessanti. Quindi mi sento di consigliarlo ai colleghi, perché lo vedo in primis con i miei ragazzi in aula la mattina. Questa integrazione efficace è molto potente. Un saluto a tutti gli amici della tecnica della scuola. È talmente tanta roba per gli insegnanti, noi lo sappiamo, che la cosa che tutti dobbiamo fare è semplicemente orientarci, cioè saper scegliere alcuni strumenti della cosiddetta didattica innovativa che ci piacciono. Ecco, io so la fisica che ci piace, quindi fare un po' l'insegnamento che ci piace, no? Il prof che ci piace, il concetto di scegliere alcuni strumenti, pochi, metterli nel proprio paniere e utilizzare quelli per insegnare. Allora si personalizza senza esagerare, perché di didattica innovativa ce n'è tanta, a volte troppa. Ed un saluto pazzesco naturalmente ai miei lovini di tecnica della scuola, questo love solo per voi.